Meatballs are an iconic food in Italian cuisine, and the best part is they are made with very simple ingredients that everybody has at home. But because there are so few ingredients, each one of them is important for the texture and structure of the meatball. Today I'm in Bari, Italy, my hometown, and I'm going to visit Il Polpettificio, a restaurant where they only served meatballs, literally thousands of them every day. They're going to show me what is the most traditional way to make meatballs here in Italy. Everything from what is the best cheese to use, to what sauce is best to cook them in. Let's go! Chi non ama le polpette, è certo, chiaramente richiamano delle belle memorie, delle memorie di famiglia, delle memorie di casa, la nonna, il ragù che sobbolle la domenica. The first ingredients to make meatballs are milk and stale bread. That's right, not breadcrumbs, because they will be too thin and dry. A casa mia o a casa delle nonne si mette di solito il latte col pane ad ammollare. Noi saltiamo un po' questo processo, però comunque mettiamo prima pane e latte. Cioè, a casa mia, per esempio, le polpette si facevano col pane vecchio, che tu lasciavi a seccare sul forno e poi lo rompevi. Poi lo mettevi nel latte, lo lasciavi tutta la notte, la mattina dopo andavi e trovavi già la massa fatta. Univi il resto e tutta la polpetta. Così è consistente, ecco. Federica is making a 10-kilo mixture for meatballs today, for which she uses 8 eggs. Sennò non può tenere, diciamo, la polpetta, si aprirebbe in cottura. She adds a pinch of salt, then parmesan cheese. Allora, noi usiamo parmigiano reggiano, che comunque formaggio italiano, formaggio a pasta dura, formaggio stagionato. E il formaggio perché è importante? Ti dà consistenza, ti dà sapore, comunque ti dà umidità. Preferiamo questo tipo di formaggio perché comunque è a pasta dura, quindi ti dà una buona consistenza, non ha quasi acqua all'interno perché è molto stagionato e quindi ti aiuta anche ad avere un impasto migliore, perché con il latte e la carne fa un buon impasto. Se usassimo un formaggio a pasta più morbida, rilascerebbe acqua in cottura e quindi la polpetta probabilmente si sfalderebbe. She then adds the meat. She uses beef. Sì, alla fine il manzo comunque è una carne più nobile e dà un sapore migliore, secondo me, della carne. But she says the most important thing to make meatballs is not the type of meat, but the cut. Il taglio è abbastanza magro e quindi se fosse troppo grasso uscirebbe tutto il grasso nella cottura della polpetta e quindi poi si asciugherebbe. Perfetto. E abbiamo anche la nostra carne. While the mixture is in the machine, let's make our tomato sauce. Federica pours in extra virgin olive oil and adds a pinch of salt to slightly caramelize the onions. She then adds basil, red wine, and San Marzano tomato pulp, which is when things got a little bit messy. Tranquilla, mi sono messa di rosso apposta, hai visto? Lo sapevo. Sì, anche io. Anche tu ora sei vista di rosso. La lente salva. Questa è la polpa di pomodoro San Marzano. Perché usate questo pomodoro? Vabbè, il San Marzano comunque è un pomodoro indicato per fare i sughi, perché tiene bene le lunghe cotture, si sfalda, è molto corposo, molto sugoso, ecco. È comunque un pomodoro pelato che non ha la buccia. Quindi è sì, buono. C'è quella consistenza ideale per le polpette? Allora, noi cerchiamo di farlo abbastanza corposo e sostenuto, perché comunque deve rimanere sulla polpetta, quindi non deve essere molto lento. Quindi sì, un sugo come un ragù della domenica della nonna, ecco. You might have noticed that, aside from the basil, there are no spices or herbs in this sauce. Why is that? Sì, è l'unica spezia che utilizziamo noi, se vogliamo chiamarlo così, è il basilico. E il basilico noi non lo usiamo all'interno dell'impasto delle polpette, non è assolutamente necessario, anzi si perderebbe un pochino la sua aromaticità. Invece l'ideale è proprio infondere il basilico a fine cottura, semplicemente nella salsa, a fuoco spento, come se fosse un tè. Come se fosse un tè all'interno del sugo, in modo tale che rilasci tutti i suoi oli essenziali e dia profumo a questa salsa. The sauce cooks for a few hours. You may think that's a lot, but Federica has this 10-kilo mixture to tackle in the meantime. Sembra liscio, sembra bello compatto. Sì. Questa è la consistenza ideale, sì, perché no? Poi, nonostante tu abbia aggiunto il latte. Ma ti è servito, vedi, perché poi riesci a fare la polpetta
liscia, perfetta. Però vedi, comunque rimane rustico perché c'è il pane a pezzetti, quindi tu il pezzettino di pane lo riesci a trovare. She makes 1200 meatballs every day. It takes her 2 hours to roll those made with beef, and some other types can take even longer. Quindi quanto devono essere? Ah, noi personalmente le facciamo da 25 grammi. La polpetta è personalizzabile come vuoi. Sì, sì. Allora, prendi. Prendiamo. Vabbè, io mi faccio... gelido. Caldissimo ormai. È vero. È la prima volta che piso le polpette, in verità, perché... Vediamo quanto è questo. 21. Dai, c'eri quasi. Si sentono anche un po' i... Le briciole, insomma, del le briciole pane. Del pane, sì. Mentre giri, anche insomma, avendo i guanti un po'. Che dici? Beh, dai. Vedi, la tua è già più... Vabbè, ma io più tonda. Siamo un po' tutti abituati, diciamo, ad averle fatte una volta nella vita. Cioè, il DNA, insomma. When the meatballs are all rolled, we're back to our sauce. To achieve the desired rustic texture, the sauce is pureed by hand. Questo è il nostro magico pasta verdure, come quello di casa di nonna. E niente, ci mettiamo dentro il sugo. E quindi, diciamo, questo ci permette di mantenere prima di tutto il sugo rosso, perché il sugo, se viene frullato, diventa arancione, come facevano le nonne. Infatti questo si chiama sugo della nonna. Chi non ha usato questo strumento del male nella sua vita? When the sauce is ready, it's finally time to cook our meatballs. But before going into the sauce, they are first fried for a few minutes. Okay. Okay, così le facciamo sigillare, tra virgolette, quindi diamo una struttura e poi le mettiamo nel sugo, in modo tale che non si possono spaccare fondamentalmente. Non è per il sapore di fritto, di olio. Anche, però solo fuori, cioè non deve arrivare la frittura fino al cuore, perché sennò si seccano. È giusto per far rimanere, diciamo, la forma. Sarà leggerissima, alla fine ci hanno messo poco a cuocere. Diciamo, le tuffi nel tuo sughetto. Eccole qua. Si sono inciucciate di sugo. Sono cresciute un po'. It's time to plate and taste, especially. I'm joined by Francesco, the owner of the restaurant, to give these meatballs a try. Vado. Vai. Quale vuoi? Vabbè, questa, prendo questa che sembra bella. Wow, con un sacco di sugo. A posto. Salute. Cinque. Calde. Un abbraccio confortevole. Caldo. Sì, è vero. Buonissimo. Come diceva la chef in cucina, si sente quella parte esterna leggermente un po' più croccante. Croccante, perché è stata fritta, sì. Però all'interno è molto molto morbida, no? Si sente proprio il sugo. Di solito quando io faccio le polpette e poi le assaggio, sento il sapore del sugo e poi il sapore della polpetta, cioè sono abbastanza distinti comunque nel palato, no? Invece adesso sento proprio la polpetta e sento il sugo. Il sugo. Cioè sento il sugo a forma di polpetta. Della lunga cottura, esatto. Che hanno le polpette nella salsa, appunto, nel sugo fatto in casa. È appunto la ricetta delle nostre nonne, nel modo più classico possibile. Di mangiarmi tutta la terrina, anzi, quante ne avete fatte oggi? Una centinaio? Beh, almeno. Rimango qua fino a domani sera. What we have seen today is the most classic traditional way to make meatballs. Your typical nonna's recipe, if you like. But Francesco believes meatballs are far from being just a classic. È difficile competere con le nonne, perché alla fine il nostro competitor maggiore sono proprio le mamme e le nonne. Senza tradire appunto questa tradizione e senza snaturare il prodotto, si possono rendere sicuramente più interessanti e divertenti con, utilizzando nuove ricette, nuovi accostamenti, nuovi prodotti e anche nuove tecniche. Here at Il Polpettificio, they serve meatballs with other sauces like mustard or cacio e pepe style, and even meatballs that contain no meat at all. Ti faccio una domanda controversa, ma secondo te le polpette e la pasta si possono noi mangiare? Lo facciamo. Voi lo fate? Noi lo facciamo, sì. E che tipo di pasta? Assolutamente, noi siamo lo spaghettone.
La tagliamo questa parte.